questo numero. Il Re Panino, al lavoro 300 gestori di pub campani nel rispetto della tradizione dei sapori del Mediterraneo. Baccalà a peperoni, da una ricetta del 1800, un tipico piatto irpino del periodo quaresimale. Mangiare sano, dalla nostra tradizione un modello nutrizionale vincente. La borsa della dieta, come coniugare spesa e benessere. La salute in forma, l'attività fisica per una migliore qualità della vita. Il cucina contro il cancro, 100 ricette per aiutare a contrastarlo nel volume dell'oncologo Cesare Gridelli. Il panino, la pietanza più semplice da preparare, ma oggi dimostreremo anche la più completa. Alla scuola di cucina di Maddaloni si sono riuniti 300 rappresentanti dei pub storici campani e hanno ideato, votato il panino che maggiormente rappresenta la tradizione ma anche la genuinità del Mediterraneo. I più votati sono stati un ex aequo, quali panini? Sì, il Mediterraneo e l'altro quartiere spagnolo. Vediamo come si prepara il panino quartieri spagnoli. Sì, è un panino composto da hamburger di frisona alpina con l'aggiunta di un maialino di razza suina iberica che vediamo all'interno dell'hamburger stesso. Le zucchine alla scapece, giusto per dare quel senso di mediterraneità, timbro di cucina napoletana, che poi viene condito con altri elementi sempre del Made in Italy, che sono il parmigiano e l'aceto balsamico. Fondamentale per la preparazione di questo panino è la qualità del pane. Che tipo di pane ci vuole? Ma partiamo dalle farine italiane, frumento macinato a pietra, significa macinare a freddo, non distruggere il frumento, conservare all'interno le cose principali che sono il germe di grano e la segale, che serve all'organismo per nutrirsi, altrimenti la farina non serve a niente. Abbiamo anche un gusto, un sapore, parliamo di mediterraneità. Ex aequo il panino mediterraneo. Sì, è un panino confezionato con prodotti di gastronomia mediterranea. Qui teniamo i carciofi sott'olio selezionati appunto dal nostro pubblico gourmet. Quindi mettiamo sul panino così morbido ed alveolato una crema di noci che andiamo a cospargere in un modo uniforme per sostituire proprio le maionese, queste cose che sono un po' micidiali per la salute del pubblico consumatore. Mettiamo il carciofo, ecco, in questo modo, per ottenere poi anche dei sapori perfetti. Mettiamo un po' di insalatine e l'hamburger di bovino adulto. Mediterraneità per me significa sole tutto l'anno e quindi non può mancare il pomodoro gialletto, il pomodoro. Questi sono pomodori del Piennolo. Il pomodoro del Piennolo al naturale e li andiamo a confezionare nel panino. Credo che sia la maggiore espressione di cucina mediterranea, la cucina vista in un pane e la merenda che si può selezionare tutti i giorni. E questi sono i panini che saranno ora ufficialmente proposti a tutti i giovani in tutti i pub della Campania, proprio per richiamarli, per avvicinarli al nostro gusto. Sì, per avvicinarli alla grandezza dei prodotti del Mediterraneo, partendo dal pane, dall'olio d'oppo, le salernitane, i nostri carciofi, i pomodorini del Piano del Vesuvio, che sono un'eccellenza campana. E poi c'è una curiosità non da poco, questi panini non si abbinano alla birra, ma anche alla birra, però li abbiniamo a una bevanda antichissima che è il sidro, che è un facciamo vedere, questo è il sidro ad esempio? È un fermentato di mela, così come fermentiamo l'uva in Italia, si è fermentata la mela, è un prodotto che si sta avvicinando molto a noi,
pera e mela, fermentato di frutta, 4 gradi e mezzo, questo va giù come una bellezza.